quello tra l'altro, Max, da quello che proprio ho cominciato a capire, che il tuo apporto si è anche legato, come giustamente sottolineavi tu, al fatto che conosci non solo le corse, non solo le moto, ma anche ogni singolo pilota che sta in pista. Non solo sei in grado di anticipare tendenzialmente quello che si può fare o non fare in gara, ma soprattutto lo puoi fare perché sai che cosa sta per fare un pilota che fino all'anno scorso duellava con te. Sì, poi quello è, credo che sia stato un valore aggiunto, no, con il quale poi sono stato preso a fare questo tipo di mestiere. Non so se sono tagliato per farlo, però mi sto divertendo, sto iniziando a fare cose diverse e dare quel qualcosa in più a chi segue la telecronaca di moto. Ovviamente la strada è lunga, si può sempre imparare, si può progredire, però è un modo anche dove la prima gara, la primissima lunga che ho fatto poi in Australia, andare 20 ore d'aereo fino all'Australia, commentare, arrivare lì a bordo pista, vicino ai box, in cabina di dove fa la telecronaca, parlare di moto e non correre, perché maggiore è stata una penitenza, una punizione, perché mi sentivo fuori casa, solo senza team. Però poi pian piano, devo dire la verità, che Giulio Ranghiere e Guido Meda sono stati dei compagni d'avventura fantastici, mai avrei pensato questo perché mi vivevo da un'altra parte. E devo ringraziarli perché mi hanno messo a mio agio e credo che la gente che ci ha ascoltato se ne sia accorta. Certo che la nostalgia sarà in qualche momento sicuramente una, come dire, una compagna che ti ritroverai un minimo. Infatti io gliel'ho detto ai produttori di Italia 1, ho detto guarda, siamo partiti bene, sono contento, tutti soddisfatti, però a fine anno non ci arrivo, provate un sostituto perché io mi metto in casa. Scherzo. E questo a parte del discorso campioni. Sì, è punto e basta, non si diventa mai ex campioni, ex piloti, definizioni orripilanti. Ho chiesto a Gianni, ho detto Gianni, tu che sei più avanti di me, dammi qualche dritta. Non date la dritta, però lui lo molla. Gianni ha deciso di fare il pilota di elicotteri tanto per evitare. Posso fare un commento? Io ho l'impressione che Max Chiaggi si è trovato a scoprire una passione appena ventenne per le moto. Adesso chissà che non diventi un telecronista bravo, bravissimo come è stato pilota, scopre un'altra passione. A me sembra tagliato, come dice lui, questo mestiere. Io non ho alcun dubbio, assolutamente d'accordo. Lo scopriremo. Lo scopriremo solo commentando.